Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, anche questo episodio dal colore letterario. Oggi parleremo di pianificare e programmare la scrittura di un libro oppure di un racconto, ma soprattutto di un libro. Andiamo quindi a analizzare il foglio di lavoro. Per quanto riguarda il foglio di lavoro, per quanto inerentemente alla progettazione di un libro, può andar bene anche per un racconto, ma diciamo è meno stringente da questo punto di vista in termini di obiettivi. Diciamo che voi dovrete scrivere un libro di circa 70.500 parole. Allora, voi vi fate un foglio elettronico di questo tipo e qui ci mettete i relativi capitoli. Qui ad esempio immaginiamo che ne abbiate già scritti 10 di capitoli. Poi qui ci avete messo il titolo del capitolo in cui avete sintetizzato la sequenza o macro sequenza della favola che voi l'avete spezzettata. E qui accanto ci mettete la relativa programmazione per ogni sequenza in cui potete decidere, anzi dovete decidere a priori che tipo di plot. Ad esempio nel capitolo 1 avete deciso che sarà un plot di tipo tutto dedicato all'infodump. Qui ci metterete le tecniche letterarie che vorrete utilizzare per dare questo infodump al lettore e i personaggi qui saranno tutte comparse, per cui non ve ne può fregare di meno. E questa, per dare questo blocco di informazioni, avete scritto diciamo 11 pagine con 2919 parole. Queste ve le andate, fate contare da Word oppure caratteri, in termini caratteri e spazio, perché a volte l'obiettivo invece che in parole potrebbe essere espresso in termini di caratteri e spazi. Comunque diciamo che il vostro obiettivo in termini sia dato in termini di parole. Ecco, nel capitolo 2 invece avete già dato il nome alla sequenza e iniziate a introdurre subito il protagonista, quindi avete deciso che lo volete introdurre con un plot di personaggi, quindi qui ci metterete le tecniche letterarie per cui vorrete andare a programmare un plot di personaggi dedicati al protagonista. Vi è servito 11 pagine per 3151 parole, inclusi anche gli spazi, e così via dicendo. Nel capitolo 3 parlate sempre del protagonista, però con un plot di azione. Nel capitolo 4 invece lo dedicate alle comparse, nuovamente perché è un capitolo che deve dare spazio all'infodump. Qui indicate sempre che tipo di tecnica letterale, 9 pagine per 2467 parole e via dicendo. Capitolo 5, ecco, invece date spazio all'antagonista, quindi un plot di personaggi. Nel capitolo 6 un plot di azione sempre dedicato all'antagonista, nel capitolo 7 dedicato all'antagonista ma un plot di pensieri. Capitolo 8 riprendete il protagonista di prima con un plot di azione. Poi nel capitolo 9, ecco, magari se nella vostra favola molto complessa avete bisogno della figura di un falso aiutante del protagonista, quindi un traditore del protagonista, ecco, quindi lo avete deciso che lo vorrete introdurre con un plot di personaggi che vi ha assorbito per 13 pagine per 3507 parole. Nel capitolo 10 invece nel vostro plot, nella vostra sequenza, qui introducete il falso aiutante dell'antagonista, quindi l'aiutante segreto, l'alleato segreto del protagonista. Lo introducete con un plot di pensieri che vi ha portato via 8 pagine per 2304 parole. Ecco, quello che voi mentre scrivete via via qui a seguire introdurrete nuovi capitoli per sapere il work, il foglio di lavoro in cui siete, dovete guardare praticamente quest'area. Ecco, questo è l'obiettivo da raggiungere, 70.500 parole o perlomeno un 98%, 95%, 99%, dipende, o anche 102, 110, 120%, non è necessariamente obbligatorio stare sotto, potreste fare anche di più. Questa IDX per pagine indica praticamente, come potete vedere,
è la media di F2 e di F11, quindi fa la media praticamente dal capitolo 1 al capitolo 10. In media voi scrivete, se continuerete a scrivere con questa dinamica in media vi servirà, diciamo, 8 pagine per ogni capitolo. Per quanto riguarda la seconda riga, questo è il totale parziale espresso in pagine, che non è nient'altro che la somma di quante pagine avete scritto fino adesso. Per 10 capitoli avete scritto 10 capitoli per 80 pagine. Quanti caratteri avete fatto? Ecco, in media qui avete fatto 2174 caratteri, che è la media di G2, quindi quante parole avete fatto, che questa è la media in ogni capitolo. Diciamo, praticamente voi vi servono 2174 parole. Ogni capitolo in media ha 8 pagine per 2174 caratteri. Questo è il grado di avanzamento. Ad esempio, a questo punto voi vi chiedete: ok, ho scritto 10 capitoli e sono a questo punto, a che punto sono in relazione al mio obiettivo? Ecco, sono al 30,8%, che è nient'altro che la somma di G2 da G11, quindi quante parole avete fatto accumulata, la dividete ovviamente per l'obiettivo finale. Questo è il dato relativo ai caratteri, se qualora invece che l'obiettivo espresso in parole fosse stato espresso in termini di caratteri e spazi. Questi sono tutti i dati che vi calcola immediatamente Word, li fate calcolare a lui appena avete scritto il relativo capitolo. Ecco, spostiamoci su quest'altra parte. Questa è praticamente la stima dei capitoli necessari, ossia praticamente è l'obiettivo, che è 70.500 parole, diviso in media G2 diviso G11, quindi la media, diciamo, dei vostri capitoli, in media quante parole scrivete in un capitolo. Ecco, se continuate a scrivere con questa dinamica, voi vi serviranno un totale di 32 capitoli. Stima dei capitoli residui, ovviamente questo è 32 meno 10, perché abbiamo scritto 10 capitoli. Questo via via, se ne scrivete undicesimo capitolo, dovete sottrarre invece che 10, 11, ovviamente, perché questo è a complemento di quanti capitoli totali. E questa è la stima per quanto riguarda quante stima residua in termini di pagine, che è K2, che è eccolo qui, che è quante capitoli residui vi mancano, per J3, che è J3, ossia di quante parole c'è praticamente in un capitolo. Semplicemente una banale moltiplicazione. Questa invece è la stima di quello che sarà il vostro libro una volta raggiunto l'obiettivo di 70.500 parole. Con questa dinamica di scrittura vi serviranno circa 260 pagine, più o meno. Ecco, questo è un foglio di lavoro estremamente utile e importante, perché se impostate un termine, diciamo, una scrittura del libro con una pianificazione e programmazione della scrittura, ecco, voi non vi perderete mai, perché, diciamo, aprirete il foglio di Excel e avrete tutto sotto controllo, perché qui avete la favola che via via si svolge. Ovviamente questi sono pezzi di intreccio, però diciamo che la favola l'avete già praticamente spezzettata, travendola, trasformata in intreccio qualora ci siano dei flashback. Qui accanto avete che tipi di plot, e quindi potete decidere di cambiare via via che scrivete una nuova sequenza, in modo da alternare il tipo di plot e rendere mosso la scrittura. Qui potete chiaramente specificare le tecniche letterarie che avete utilizzato, in modo da alternare e non rendere la scrittura ripetitiva. Qui tenete sott'occhio quanto spazio date all'antagonista, quanto al protagonista e quanto alle comparse. Chiaramente il protagonista e l'antagonista devono avere, diciamo, la stessa dimensione di spazio, meno spazio ovviamente alle comparse, e un ruolo minore ma importante, a seconda che poi avevate deciso di far vincere l'antagonista oppure di far vincere il protagonista, quindi a seconda degli aiuti del falso aiutante, che è il traditore per il
protagonista, oppure è l'alleato segreto, il falso aiutante dell'antagonista, cioè l'alleato segreto del protagonista. Voilà, questo è, diciamo, un esempio di programmazione e controllo per quanto riguarda lo sviluppo di un romanzo. Per quanto riguarda invece un racconto, qui diciamo voi vi interessa di meno il numero di pagine e non vi frega niente del numero di parole, vi interessa soltanto praticamente che all'interno dell'intreccio si siano sviluppate tutte le parti, le microsequenze all'interno del racconto. Se questo invece di essere un blocco di capitoli fosse un racconto, ecco, non ci sarebbero capitoli, sarebbe un unico capitolo, ma o comunque un unico racconto, e queste sarebbero le microsequenze in cui avete spezzettato la relativa favola. Ora, questo è un esempio di pianificazione e controllo, quindi programmazione e pianificazione della scrittura, e non vi perderete mai, perché sapete sempre a ogni punto del momento, della giornata, di un mese o di qualsiasi tempo vi servirà per raggiungere il vostro obiettivo, quanto vi manca, come state procedendo, a che livello di avanzamento siete, se diciamo la vostra scrittura in media, in termini di numero di pagine medie per capitolo, il numero di parole medie per capitolo aumenta o diminuisce. Se ad esempio fate capitoli più corti con meno parole, chiaramente comincerà a crescere il totale dei capitoli residui. Se invece farete capitoli sempre più lunghi con pagine molto più elevate, chiaramente si scenderà rapidamente il numero di capitoli residui. E questo è un metodo di organizzazione, a mio avviso, essenziale se si vuole andare a pianificare e programmare, diciamo, la scrittura di un libro.